La FIAP aderisce con convinzione alla iniziativa dell'Istituto Pari Raccontiamo la Resistenza per due ragioni. La prima è che è una risposta utile e intelligente a una questione che ci siamo posti tutti, come esprimere il sentimento che negli anni normali avevamo espresso scendendo in piazza, portando i nostri simboli nelle piazze, comunque risvegliando il paese che in larga parte, come dire, è sicuramente meno sensibile di parecchi anni fa a questi temi. La seconda, appunto, proprio perché un dibattito e un confronto serio, uno sforzo comune di costruire una storia della resistenza lontano ormai da settarismi, dagli esclusivismi, dalle posizioni preconcette che hanno caratterizzato inevitabilmente la fase successiva alla vittoria contro il nazifascismo, questa cosa è importante. I settarismi in questo campo ottengono solo un risultato, quello di aumentare il numero di coloro che sottovalutano gravemente il ruolo che ha avuto la lotta di liberazione, per la libertà del paese, per la riconquista del suo ruolo nel mondo. Lo sottovalutano anche perché aiutati dagli esclusivismi di chi lega solo ad una posizione politica, ad una cultura, a un colore, addirittura l'esclusività della resistenza. La resistenza è una lotta per la libertà e se c'è una cosa che non ha colore è la lotta per la libertà. La libertà è l'arcobaleno dei colori, è la libertà di esprimersi, di confrontarsi, di discutere, di trovare magari faticosamente una soluzione comune o di votare sui disaccordi, ma non può essere un esclusivismo di scelta in cui chiunque abbia l'esclusiva comunque esercita poteri incompatibili con la libertà. I settarismi poi, al di là di rafforzare la memoria, hanno favorito e favoriscono la sottovalutazione del ruolo della lotta per la libertà nella storia del nostro paese. E noi dobbiamo parlare soprattutto a questi, alle nuove generazioni, soprattutto che poco ne sanno, perché sempre meno se ne studia, sempre meno si approfondiscono i temi. Secondo, a coloro che ancora pensano che la storia è andata come è andata, ma questa qui è una storia del passato, come se ma tutte sono le storie del passato, anche quella della faticosa unità della patria. E questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. E lo dobbiamo fare appunto con la capacità di guardare anche con serenità, anche rispetto alle opinioni di chi magari non condivide altre nostre opinioni politiche. E d'altra parte, molto, molto, c'è spazio molto per questo. Chi si ricorda più, per esempio, come De Gasperi, e ne parlo proprio perché la sua posizione politica e culturale è diversa dalla mia, come De Gasperi ha rivendicato il ruolo dell'Italia nella conferenza per la pace, come è riuscito a ottenere risultati e un trattamento per l'Italia radicalmente diverso rispetto a quello del Giappone e della Germania, rivendicando anche il ruolo della resistenza accanto a quello delle forze armate e le forze armate. Ma se pensiamo al repubblicano Carlo Azeglio Ciampi, giovane sottotenente repubblicano di convinzione, che ha attraversato a piedi il confine per riassumere il suo ruolo di ufficiale nell'esercito del regno, perché in quel momento quella era la priorità, era la lotta contro gli invasori, non era quella dell'affermazione delle proprie opinioni politiche. Ecco, senza il sacrificio di tanti uomini, la battaglia, come diceva Pietro Nenni, senza un fremito di orgoglio dall'una e dall'altra occupazione militare straniera, saremmo passati senza un fremito di orgoglio dall'una all'altra occupazione militare straniera. Questo non avrebbe neanche consentito la rinascita della patria. Ecco, io credo che il nostro problema di oggi sia quello insieme di costruire questa storia e anche, se mi consentite, di costruire insieme una nuova unità sui principi della Costituzione e insieme nella capacità di trasformarli in realtà,
attraverso lo strumento di una democrazia governante, perché secondo l'antico è inascoltato ammonimento di Piero Calamandrei. Grazie.